questo insegnamento porta per titolo l'uomo spirituale, perché i frutti dello spirito maturano nell'uomo spirituale. Non possiamo trovare i frutti dello spirito altrove. È l'albero che dà i suoi frutti, ed è l'albero dello spirito che produce i frutti dello spirito. Per comprendere bene chi è l'uomo spirituale, vogliamo tratteggiare un po' la storia dell'uomo uscito dalle mani di Dio, dell'uomo diventato carnale e dell'uomo richiamato ad essere, come era nel progetto di Dio, uomo spirituale. Alla fine del sesto giorno Dio creò l'uomo, lo creò a sua immagine, dove immagine indica una similitudine quasi fisica, perché Dio si visibilizza nell'uomo. Se deve uscire dalla sua invisibilità e prendere una forma visibile, prende la forma dell'uomo. Dio crea l'uomo a sua immagine, indicando in questa frase una similitudine, diciamo, quasi fisica. Lo creò a sua somiglianza, indicando con questo termine una similitudine spirituale, intelligenza, volontà, cioè immagine e somiglianza, due termini che si intersecano, vogliono dirci che Dio crea l'uomo come persona. Persona è lui, persona è l'uomo, capace di stabilire un rapporto familiare, amichevole, un rapporto che dovesse durare sempre tra il creatore e la creatura, tra il padre e il figlio. Dio, creando l'uomo, lo creò, come dice Ireneo, prendendo il fango dalla terra, ma modellando questo fango, o meglio questa terra arida, perché ancora non era piovuto sulla terra ed era polvere, Dio creò l'uomo, lo fece inumidendo la polvere con il suo fiato e servendosi delle sue mani. La mano destra, il Verbo, la mano sinistra, lo Spirito Santo. E soffiò il suo alito, il suo spirito, dentro di lui. E l'uomo divenne il vivente, a immagine e somiglianza di Dio. Dio, per ospitare l'uomo, creò l'Eden, un paradiso terrestre, un giardino con molti alberi, dove scorrevano quattro fiumi che circondavano l'Eden, per cui era un giardino irrigato, crescevano alberi meravigliosi. Tra questi due alberi, l'albero della prova, l'albero della conoscenza del bene e del male,
su cui Dio pose un divieto: non mangerai di quest'albero, questo frutto non si tocca. E l'albero della vita, chiunque avesse mangiato dell'albero della vita sarebbe rimasto stabilizzato in quella vita che aveva. Era l'albero che perpetuava lo stato di vita in cui l'uomo si fosse trovato. Sappiamo la storia, non è il caso di raccontarla. L'uomo sedotto dal maligno mangiò il frutto dell'albero proibito, decadde dal suo stato di amicizia. Dio conversava con l'uomo, camminava con lui, ma l'uomo peccatore si accorse che era fatto di carne. Mentre prima gli occhi erano rivolti in alto verso Dio, non si accorgeva della sua nudità, della sua fragilità, del suo elemento terreno fragile da cui era stato tratto. Ma quando peccò, gli occhi si abbassarono su di lui, sulla sua compagna, ebbe vergogna di sé, si accorse di essere nudo, si nascose agli occhi di Dio. Come mai, Adamo, solo adesso ti accorgi di essere nudo? E quei due elementi di cui l'uomo era stato fatto, l'elemento divino, diciamo il fiato di Dio, il suo essere spirituale e il suo essere fatto di carne, l'essere carnale, binomio spirito e carne, che hanno inizio proprio nel giardino di Dio, da cui l'uomo fu scacciato. Adesso, dopo il peccato, egli vulnerato nell'anima, nelle sue facoltà superiori, nella mente, nel cuore, nella volontà, sente difficoltà ad orientarsi verso Dio, attratto dalla carne, dalla sua fragilità, dal peccato che ha commesso nel suo corpo, trova facilità verso il male. Ecco l'uomo carnale che vive nella sua carnalità e stenta ad essere uomo spirituale, a rapportarsi a Dio, di cui pure conserva l'immagine profonda, la somiglianza profonda, perché ad immagine di Dio, a somiglianza di Dio fu fatto. L'uomo non arrivò a mangiare dell'albero della vita. Fu un bene, fu un male. Noi pensiamo che se avesse mangiato dell'albero della vita prima di peccare, sarebbe stato perpetuato in lui lo stato di mortalità. Ma volendo poi mangiare, dopo essere diventato peccatore, dell'albero della vita, sarebbe stato perpetuato in lui lo stato di mortalità e di peccaminosità. E fu provvidenziale per l'uomo, sotto un certo aspetto, che egli non abbia mangiato del frutto della vita. Sarebbe rimasto per sempre perpetuato nello stato di peccatore, come dice Sant'Andrea da Creta, un padre greco. Dio promise il Redentore, colui che sarebbe nato come frutto del vero albero della vita. L'uomo avrebbe mangiato
di questo vero frutto, ma dopo che l'uomo sarebbe stato così redento da lui, dopo che Cristo, il vero uomo, come diremo, Cristo ha ucciso la morte, ha ucciso il peccato e consente all'uomo di mangiare di lui, del frutto della vera vita, della vera vita. Allora l'uomo di nuovo in lui diventerà immortale, diventerà spirituale come uscito dalle mani di Dio. Questo è il mistero che noi questa sera vogliamo così approfondire e vogliamo vedere questo passaggio dall'uomo carnale all'uomo spirituale in Cristo Gesù mediante lo Spirito. Difatti quando Dio creò l'uomo, dice bene Ireneo, guardava il Verbo incarnato, cioè l'uomo fu creato secondo il prototipo, e il prototipo era il Verbo incarnato, per cui il vero uomo alla cui immagine fu fatto Adamo era il Verbo incarnato, immagine perfetta di Dio, somiglianza perfetta di Dio. Dice in un testo contorto Tertulliano che Dio guardava ora il Cristo ed ora il modello che aveva in mano. Come fa l'artista che vede il modello e poi adatta al modello la forma che ha in mano, così Dio guarda Cristo e guarda Adamo, per cui il vero uomo davanti a Dio, l'uomo celeste è Cristo Gesù, l'uomo terreno è fatto ad immagine del celeste. L'uomo in Cristo Gesù, redento dal peccato, deve tornare ad essere immagine perfetta di Cristo, e questo avviene mediante lo Spirito che Cristo darà, quello Spirito che è l'alito che il Padre alita nel primo Adamo. Adesso noi ci troviamo di fronte all'uomo carnale, e vogliamo tratteggiare l'uomo carnale come ci si presenta nelle scritture. Qual è l'uomo carnale? L'uomo carnale è quello descritto da Paolo, l'uomo vecchio, l'uomo carico di vizi, di passioni, come un albero carico di frutti cattivi. In tutte le lettere pauline troviamo l'immagine di quest'uomo vecchio e l'invito a passare dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Leggete le lettere ai Romani, la lettera agli Efesini, la lettera ai Colossesi, la lettera ai Galati. C'è sempre proiettato davanti ai nostri occhi quest'uomo carnale, l'uomo che ha obliterato così l'immagine di Dio, il pensiero di Dio, indebolito nella mente, che non vede più Dio davanti ai suoi occhi, l'uomo indebolito nella volontà, l'uomo esposto ai vizi, alle passioni, l'uomo dominato dal peccato in tutte le sue denominazioni. Abbiamo gli elenchi di questi peccati. Leggete la lettera di Colossesi,
la lettera agli Efesini. Noi abbiamo tutti questi peccati che configurano l'uomo carnale. Non è il caso di leggere per non dilungarci nella nostra trattazione. Ma vi prego di rileggere questi testi della lettera ai Romani, delle lettere così agli Efesini, lettere ai Colossesi, e passiamo senz'altro alla lettera ai Galati, dove appunto noi ci fermeremo e dove viene descritto l'uomo carnale e l'uomo spirituale. Qual è allora l'uomo spirituale? L'uomo spirituale è quello dove ha trionfato lo spirito, dove c'è il battesimo che ha unito a Cristo, ha il suo trionfo, è l'uomo che vive in grazia di Dio, che corrisponde allo spirito, l'uomo che a poco si è svestito dei frutti della carne, mediante un'ascesi continua, mediante la collaborazione con lo spirito, l'uomo che nella mente riflette il pensiero di Cristo, il pensiero di Cristo, il giudizio di Cristo. Dice Paolo proprio nella lettera ai Corinzi, dove è tratteggiato l'uomo della carne e l'uomo dello spirito: voi che siete perfetti, ricordatevi che avete la sapienza di Dio e avete il giudizio di Cristo, e benedice Dio perché lui ha il pensiero di Cristo, versetto 16 del secondo capitolo. Mentre ancora i Corinzi, pur battezzati, pure pieni di carismi, sono ancora carnali. Voi ancora siete carnali e avete bisogno del latte, siete neonati, ancora non siete maturi, i frutti della carne dimorano in voi, pur essendo uomini battezzati, uomini pieni di carismi, non erano ancora spirituali, erano ancora carnali, perché vivevano nella carne, ancora lo spirito non aveva preso il sopravvento su di loro. Invece l'uomo spirituale è l'uomo perfetto, non che abbia raggiunto la perfezione, ma nello spirito si avvia verso la perfezione, attraverso la mentalità nuova, che è la mentalità di Cristo, attraverso l'unzione del suo spirito, l'uomo cambia mentalità, cambia parere, cambia occhi, cambia giudizio. È l'uomo secondo Dio, l'uomo secondo lo Spirito. La volontà dell'uomo viene dominata dalla volontà di Cristo. I sentimenti dell'uomo diventano i sentimenti di Cristo. Cessano i sentimenti umani, i sentimenti proclivi alla cosa della carne. Adesso vedremo cos'è la carne. Mentre aumentano i sentimenti di Cristo Gesù nell'uomo vero, l'uomo umile, l'uomo mite, l'uomo puro, l'uomo santo, l'uomo misericordioso, l'uomo pacifico. Ecco, questi sentimenti trionfano nel cuore dell'uomo e dell'uomo spirituale, l'uomo che ha sottomesso tutte le passioni sotto i suoi piedi. Coloro che vogliono pienamente vivere in Cristo Gesù, dirà l'Apostolo nella stessa lettera ai Galati, hanno crocifisso il proprio corpo con i vizi e le passioni. E diceva ancora, io porto le stigma del mio corpo, perché io redigo il mio corpo in servitù, in schiavitù, perché non si dia il caso che predicando agli altri io diventi reprobo. Per cui è l'uomo castigato, l'uomo che ha messo sotto i piedi i vizi e le passioni, l'uomo che ha fatto trionfare l'immagine di Cristo, che è icona di Cristo. Ecco, l'uomo spirituale è l'uomo di Dio, l'uomo fatto ad immagine del Signore, mentre l'uomo carnale è l'uomo del peccato, l'uomo piegato su se stesso, l'uomo che ha
come centro se stesso, l'uomo ripiegato, direbbe San Bonaventura, l'uomo recurvus, piegato su di sé, sulla propria nudità, come Adamo, recurvus, che si vede nudo, ed è ammaliato dalla sua nudità e vergognosi nel medesimo tempo dalla sua nudità, ma anche in ostilità con Eva, che viene accusata da Adamo stessa, avviene la separazione, Adamo ed Eva si separano, si accusano a vicenda, ecco l'uomo diviso in se stesso, ecco l'uomo recursus, l'uomo spirituale e l'uomo unito, è l'uomo che congiunge in sé Dio e se stesso, congiunge con sé tutti gli altri, è l'uomo della comunione, l'uomo che ritrova negli altri l'immagine di Dio e che vede Dio in se stesso e negli altri. Ecco due uomini, l'uomo carnale, ricurvo su se stesso, egocentrico, e l'uomo spirituale che è estroverso, che ha per centro Dio, l'uomo erectus, direbbe San Bonaventura. Così abbozzato, così diciamo l'immagine dell'uomo carnale e dell'uomo spirituale, vediamo un po' come avviene questo passaggio dall'uomo carnale all'uomo spirituale, avviene attraverso una lotta tremenda che l'uomo sperimenti in se stesso, una lotta tremenda che l'uomo deve condurre sotto la guida e la forza dello Spirito. E di questa lotta che parla l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani e poi nella lettera ai Galati, di cui parleremo. Proprio nella lettera ai Romani Paolo parla di questa lotta e dice: io trovo in me due leggi, la legge della carne, la legge del peccato che domina in me e mi inclina al male, e la legge dello Spirito che mi porta a Dio. Ohimè, io sono perduto. Io non arrivo a fare quello che il mio spirito vorrebbe fare, perché la legge del peccato mi domina. Sono uno sventurato in una lotta continua. Questa lotta che avverte Paolo in se stesso, questa lotta la subiscono tutti gli uomini, la subiamo tutti noi, è la triplice lotta che noi ingaggiamo fin dal battesimo contro le tre concupiscenze che dominano l'uomo peccatore: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. In questa lotta è lo Spirito che ci viene incontro, ed è sotto l'azione dello Spirito che noi passiamo dall'uomo carnale all'uomo spirituale. Vediamo adesso qual è l'opera dello Spirito, che certamente avrà la sua vittoria in noi se noi lo lasciamo lavorare, se noi collaboriamo con Lui. Prima di cominciare a vedere qual è l'opera dello Spirito, vediamo il quadro quale ci viene presentato dall'Apostolo ai Galati, perché il testo ai Galati è il testo fondamentale su cui noi lavoreremo per tutta la settimana, cioè i frutti della carne e i frutti dello Spirito. Ricordo sempre che l'uomo è tratto dalla terra, è tratto così dal fango. Per carne noi intendiamo la fragilità umana, l'uomo del peccato, non è soltanto la carne, carne soma, ossia carne, ma è l'uomo debilitato nella mente, debilitato nella volontà, l'uomo esposto a tutti i vizi della mente, a tutti i vizi della volontà, l'uomo cioè degradato, l'uomo ripiegato su se stesso. Per carne intendiamo tutto l'uomo peccatore, tutto l'uomo viziato, tutto l'uomo introverso, tutto l'uomo egoistico, dove andignano tutti i vizi,
tutte le passioni l'uomo che lotta con se stesso e con gli altri. Mentre per spirito intendiamo l'uomo che porta l'arito di Dio, che Dio trae verso di sé. Dice Sant'Ireneo che l'anima nostra, la psiche, che così il dinamismo dentro di noi può orientarsi verso la carne, perché è attratta dalla carne e l'uomo diventa carnale, può orientarsi verso lo spirito e l'uomo può diventare spirituale, per cui l'anima, la psiche dell'uomo può pneumatizzarsi, può carnalizzarsi, secondo che vive verso lo spirito, orientato verso lo spirito, o si lascia trascinare dalla carne. Per cui il dinamismo umano, la psiche dell'uomo, è orientato o verso lo spirito o verso la carne. Se si orienta verso lo spirito, diventa un uomo pneumatizzato. Se si orienta verso la carne, diventa un uomo carnalizzato, un uomo di carne. E in questa situazione che viene incontro all'uomo, alla psiche umana, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che si innesta nella parte superiore della psiche, che è lo spirito dell'uomo. E una volta che prende il possesso dell'uomo e si innesta nello spirito dell'uomo, lavora dentro quest'uomo. Per cui il vero uomo spirituale, il vero cristiano, dice Ireneo, è l'uomo composto di corpo, di psiche, di anima e di Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo prende il possesso dell'uomo, ossia il possesso dello spirito, e spiritualizza tutto l'uomo, perché spiritualizza anche la carne e la psica, e l'uomo diventa un uomo pneumatico, pneumaticos, l'uomo spiritualizzato, l'uomo perfetto, l'uomo sapiente. E allora, arrivati a questo punto, leggiamo il testo che ci interessa, il testo ai Galati, per fissare i frutti della carne e i frutti dello spirito e l'esortazione fatta da Paolo a vivere secondo lo spirito e non a vivere secondo la carne. E poi vedremo come passo passo lo spirito ci sottrae alla carne e ci spiritualizza. Capitolo 5, versetto 13 e seguenti. Voi fratelli siete stati chiamati a libertà, e la liberazione dalla legge del peccato, dalla legge della carne, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Notate queste frasi perché le riprenderemo, perché l'uomo spirituale è l'uomo dell'amore, l'uomo carnale è l'uomo del non amore. L'uomo carnale vive per sé, l'uomo spirituale vive per gli altri. Ecco perché dovete sottolineare queste due parole: ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Ecco l'uomo spirituale che è nella carità, nell'amore, ed è a servizio degli altri, non più di se stesso. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. La legge dell'amore. L'uomo spirituale è l'uomo dell'amore. Non tanto dell'amore a Dio, sì, questo, ma dell'amore al prossimo. E siccome l'amore è dono di se stesso agli altri, e l'uomo che non vive per sé, ma vive per gli altri, non fruttifica per sé, ma fruttifica per gli altri della comunità cristiana. Ma se vi mordete e divorate a vicenda,
e quell'uomo della carne. Guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. E quell'uomo della carne che cerca se stesso è egoista e allora morde gli altri per tutelare se stesso. Vi dico dunque, camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Ecco, spirito e carne, il binomio, uomo vecchio, uomo nuovo, lettere agli Efesini, lettere ai Colossesi. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito. La carne è viva, il peccato vive dentro di noi, anarchia, viene personalizzato il peccato che vive dentro di noi. Le trasgressioni sono le manifestazioni del peccato personalizzato che vive dentro di noi e si manifesta attraverso le trasgressioni, quelle che noi chiamiamo peccati. Mentre lo spirito vive dentro di noi e si manifesta attraverso le opere buone. E allora qui, camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ecco la lotta di Paolo nella lettera ai Romani. Fa capire di nuovo quanto Paolo ha detto ai Romani, anzi sembra che la lettera ai Galati precede quella ai Romani. Ai Romani Paolo sviluppa quello che ha già detto ai Galati. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge, c'è la legge del peccato, la legge della carne. E allora dobbiamo essere guidati dallo Spirito e non dalla carne. Ecco il binomio, l'uomo vecchio, l'uomo nuovo. Ma quali sono le opere della carne? Come si manifesta la carne in noi? Vive in te la carne? Vive in te l'uomo vecchio? Osserva le opere. Perché l'albero dà i suoi frutti. L'albero si conosce dei frutti, come diremo domani. E le opere della carne sono ben note. Fornicazione, impurità, libertinaggio. Ecco i primi tre fratelli o sorelle, la prima famigliola. Fornicazione, impurità, libertinaggio. Poi le due sorelle cattive, l'idolatria, la stregoneria. Poi la famigliola di sette fratelli e sorelle, e sono inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidia. Poi le due sorelle scostumate, l'ubriachezza e l'orgia. Ecco che bella famiglia, eh? Ecco i frutti della carne, i frutti della carne che leggiamo di nuovo, fornicazione, impurità, libertinaggio, la triade. Poi il binomio, infame, idolatria e stregoneria. Poi la famigliola di sette persone, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidia. Poi le due scelerate sorelle, l'ubriachezza e l'orgia, e cose del genere, ce ne sono altre. Circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. La carne e il sangue, è detto altrove, non possono ereditare il regno di Dio.
E allora il regno di Dio, di chi è? Di colui che è nello spirito, che vive di un altro e in un altro, che vive in Cristo Gesù e di Cristo Gesù mediante lo spirito di Gesù. Perché l'uomo di carne, vivendo in se stesso, non può ereditare il regno di Dio. Soltanto integrandoci in Cristo e rivivendo del suo spirito, vivendo in Lui e di Lui, che è l'uomo spirituale, l'uomo vero, noi possiamo ereditare il regno di Dio. Il frutto dello spirito, invece, è amore, gioia, pace, poi dopo questi tre abbiamo la pazienza, benevolenza e bontà, poi ancora tre, fedeltà, mitezza e dominio di sé o continenza. Contro queste cose non c'è legge. Qui per legge intende la legge del peccato. Perché chi compie queste cose non è più sotto la legge, non è più sotto il dominio del peccato, è in un altro, è in Cristo. Ora quelli che sono di Cristo Gesù, noi siamo di Cristo Gesù, hanno crocifisso la loro carne, crocifissa con le sue passioni e i suoi desideri. Vedremo che si tratta di desideri, di segni, di opere, di parole. Comunque, se pertanto viviamo dello spirito, camminiamo anche secondo lo spirito, non cerchiamo la vanagloria provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Io mi fermo qui. In tutte queste pericope c'è il quadro della trattazione che noi faremo durante questa settimana. E adesso, brevissimamente, vi dico cosa fa lo spirito in collaborazione con l'uomo. E poi presentiamo il quadro dell'uomo spirituale, la spiritualità dell'uomo carismatico, dell'uomo spirituale, dell'uomo che vive il rinnovamento dello spirito. Come deve presentarsi? Qual è il quadro? Cosa fa lo spirito? Lo spirito, una volta che ci ha messi in Cristo, ci fa vivere di Cristo, prende da Lui, prende da me, dice Gesù, prende da me, e ci rende simile a Lui, simile al prototipo, perché questo è il disegno del Padre, renderci conformi a Cristo Gesù, Romani 8, 29. E allora lo Spirito ci presenta l'icona Gesù. Noi dobbiamo essere spogliati innanzitutto, spogliati dalle opere della carne, opera di spogliamento è un'opera ardua, quella che fa lo spirito. Dobbiamo svestirci dell'uomo vecchio, dell'apostolo ai Efesini, ai Colossesi, spogliarci dell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo. Leggete i testi, dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera, perciò bando alla menzogna, perché siamo membri gli uni degli altri, bando all'ira. Non tramonti il sole sopra la vostra ira,
Chi avesse a rubare non rubi più, nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone. E poi non vogliate restare lo Spirito Santo di Dio, scompare da voi asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonando la vicenda. In quanto poi la fornicazione non se ne parla neanche di nome, deve esistere nel vostro vocabolario, eccetera, eccetera. Nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e l'avarizia insaziabile, che è idolatria. Quasi tutte che attirano l'ira di Dio sopra di voi, eccetera, eccetera. Non esca parola brutta dalla vostra bocca, non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito l'uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza all'immagine del suo creatore. Rivestitevi dunque come amati di Dio, santi e diretti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportando la vicenda, e viene soprattutto la carità. Ecco, fratelli e sorelle, l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, lo Spirito Santo ci spoglia lentamente da tutte questi frutti, diciamo, che produce la carne, c'è opere di spogliamento, di purificazione dei sensi, corpo, purificazione della mente, purificazione della volontà, ossia ci toglie tutti questi vizi, ad uno ci spoglia dei frutti della carne, opera di spogliamento, ci spoglia dall'invidia, dalla gelosia, dalla fornicazione, dall'impurità, dalla proclività all'ira, ossia tutto ciò che germina nell'uomo vecchio. Purificando il corpo, i sensi, le potenze, intelligenza, immaginazione, volontà, memoria, ossia tutto l'uomo, opera di purificazione. È lungo qui il cammino che fa lo Spirito. E poi opera di illuminazione, unendoci a Cristo, ci presenta l'icona dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. In una lotta tremenda, perché l'opera di spogliamento comporta sacrificio continua e collaborazione continua con lo Spirito Santo, e rivestirci dell'uomo nuovo, sostituendo a noi stessi Cristo, sostituendo un altro, facendo vivere un altro in noi e non più vivendo noi, comporta fatica. Ecco allora che lo Spirito Santo ci fa fare il passaggio dall'uomo nuovo, dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, e ci dà la nuova fisionomia, la nuova immagine, la nuova somiglianza, che è l'immagine del Cristo, la somiglianza di Cristo. Concludendo, io voglio abbozzare adesso il quadro dell'uomo che è vissuto dallo Spirito Santo, dell'uomo che acquista una nuova fisionomia in Cristo e presenta una nuova spiritualità. E faccio appello a noi che abbiamo ricevuto l'effusione dello Spirito, perché ci lasciamo fare dallo Spirito e portiamo l'immagine di una spiritualità nuova, che non è la spiritualità corrente, è la spiritualità di Cristo, ma vissuta nello Spirito Santo. Ecco allora i tre punti che vorrei prospettare davanti a voi, i tre punti caratteristici della spiritualità dell'uomo nuovo, dell'uomo rinnovato nello Spirito, dell'uomo che vive nello Spirito,
lo spirito di Cristo, ossia del vero pneumatico, del vero uomo spirituale. L'uomo spirituale presenta questa spiritualità, una spiritualità cristocentrica, una spiritualità pneumatica, una spiritualità ecclesiale. Spiritualità cristocentrica. L'uomo spirituale rinnovato nello spirito è l'immagine nostra, il ritratto del rinnovato nello spirito, di colui che si è fatto fare dallo Spirito Santo, dell'uomo nuovo, del rinnovato, nello Spirito Santo, del carismatico autentico, dell'uomo perfetto, del pneumaticos. Ecco qua qual è la spiritualità che noi dobbiamo rivendicare e che dobbiamo portare e per cui dobbiamo lottare. Una spiritualità cristocentrica, perché tutto avviene in Cristo Gesù. Tu vivi in Cristo Gesù. Lo spirito che tu hai assorbito è lo spirito di Cristo Gesù. Lo spirito ti fa come Cristo Gesù, ricopia la icona di Cristo Gesù. Il modello è Cristo Gesù. Conformità a Cristo Gesù nella mente, nel cuore, nella volontà, nei sensi stessi. Il primo bellissimo frutto dello Spirito è Maria, nostra madre, che è la donna veramente spirituale, primo frutto dello Spirito Santo, per cui guardando a Maria noi possiamo trovare l'immagine perfetta dell'uomo spiritualizzato, il frutto più bello dell'umana progenie, colei che ha portato il frutto vero della vita, Cristo Gesù. Ma Cristo Gesù ha rivissuto e rivive pienamente in Maria. L'immagine, diceva Dante, guarda colei che al figlio più assomiglia. Maria è somigliante a Gesù. Ed è il capolavoro dello Spirito Santo. Questo capolavoro, Maria, è somigliante a Gesù. Per cui tu guarda Maria per riprodurre in te i sentimenti di Maria, la mentalità mariana, il cuore mariano, la volontà mariana, i sensi purissimi mariani. È una spiritualità cristocentrica che porta appunto il profumo di Maria. Secondo qualità è pneumatica, cioè la spiritualità nostra è prettamente pneumatica, cioè noi viviamo di Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo. Non cerchiamo altre spiritualità, non copiazziamo altre spiritualità. La spiritualità cristiana, quella autentica, è una spiritualità proprio pneumatica, è la spiritualità dello Spirito. Viviamo dello Spirito Santo, viviamo il fuoco dello Spirito Santo, ecco perché è una spiritualità centrata nell'amore. Ossia l'uomo rinnovato è l'uomo dell'amore. L'uomo che non vive più di sé e per sé, ma vive per essere dono degli altri, vive in comunione con gli altri, lo vedremo subito. Per cui la caratteristica nostra è una spiritualità pneumatica, una spiritualità dove l'amore domina. L'amore è stato diffuso nei vostri cuori per lo Spirito Santo che vi è stato donato. Non prendete altre spiritualità. La nostra è la spiritualità evangelica, quella di Cristo centrata nell'amore. Gesù diceva: da questo vi riconosceranno gli uomini, se vi amate gli uni gli altri.
Questa è la fisionomia nostra vera, l'amore. Siamo gli uomini dell'amore, che vivono di amore e portano amore, sprezzano amore. Terza qualità, è una spiritualità ecclesiale, cioè il rinnovato nello spirito non vive per sé, non è un uomo isolato che vive di se stesso e per se stesso, che cerca la sua perfezione, che cerca la sua moralità, che cerca la sua santità. Possiamo andare anche dagli stoici, che cerca la sua perfezione morale, che cerca di essere l'uomo giusto, l'uomo ineccepibile, l'uomo purissimo. No, è l'uomo che vive nella Chiesa, una spiritualità ecclesiale, vive nella comunità e vive per la comunità, vive nel corpo di Cristo e vive di comunione, perché Dio è comunione. Padre, Figlio e Spirito Santo sono comunione. La felicità è nella comunione, per cui l'uomo spirituale carismatico è l'uomo della comunione, che vive nella comunione, vive nella comunità, per la comunità, e fruttifica non per sé, ma per la comunità. Vedremo questo parlando dei frutti dello Spirito. Sono i frutti che ognuno di noi deve maturare in se stesso per dare a mangiare il frutto alla comunità, perché la comunità vive del mio frutto, del frutto che il mio albero produce. Si nutre la comunità perché viva. Lo Spirito Santo vive in ciascuno di noi perché noi possiamo portare frutto, frutto da dare agli altri: l'amore, la bontà, la benevolenza, la pazienza, l'amitezza a servizio degli altri, lo stesso dominio di noi stessi a servizio degli altri, vivere per gli altri. Questo è l'uomo spirituale carismatico, l'uomo del rinnovamento nello spirito. Questa è la nostra spiritualità, fratelli e sorelle, e dobbiamo rivendicare questa spiritualità, una spiritualità cristocentrico-mariana, una spiritualità pneumatica, una spiritualità ecclesiale. Allora noi porteremo il vero frutto nella Chiesa. Allora lo Spirito Santo si avrà bene suscitato nella Chiesa in questo tempo in cui la Chiesa ha bisogno di essere rinnovata. Dobbiamo essere noi a rinnovarla con il nostro spirito, con la nostra vita, con la nostra santità, che è la santità di Dio trasfusa in noi, che è la santità di Cristo vivente in noi, che è la santità dello Spirito che fruttifica in noi amore, pace, gioia, bontà, benevolenza, pazienza, mitezza, santità di vita e dominio di noi stessi. Amen. Cominciate già a meditare, perché non è che si parla così a vanvera, Adesso ognuno deve esaminare, ma che frutti porto io? Perché se hai i frutti della carne, sei ancora carnale, se invece ci sono i frutti dello spirito, sono spirituale, altrimenti non sei né carne né pesce. Bene, cerchiamo di essere spirituali, è una lotta che dobbiamo fare, ma se siamo fedeli allo spirito, dobbiamo lasciarci spogliare e vestire, spogliare e vestire, spogliare dell'uomo vecchio e vestire dell'uomo nuovo.